Si è appena insediata la nuova commissione misto conciliativa della ASL Toscana Sud-Est, presente anche il difensore civico della Toscana. La commissione misto conciliativa per noi è uno strumento molto importante, quindi con oggi cerchiamo di dare un nuovo slancio all'attività che potrà fare. Il suo compito è fondamentalmente quello di mettere vicino, di far comunicare e dialogare il più possibile il paziente, che può rivolgersi anche al difensore civico, e l'azienda ospedaliera, quindi in qualche modo ecco, restringere quella distanza che a volte si crea tra paziente e sanità. Tra le sue funzioni favorire appunto soluzioni conciliative evitando il ricorso ai tribunali. Le lamentele dei cittadini si concentrano maggiormente sulle liste di attesa. È chiaro che se riusciamo a risolverlo con la nostra delibera il cittadino non va più in tribunale, quindi è per questo che è una grandissima risorsa. Lo dico sia come avvocato, sia perché ho fatto parte, sia come presidente e come vicepresidente di altre commissioni dell'azienda fiorentina. Quando una persona deve fare un esame strumentale lo vorrebbe fare il prima possibile, perché chiunque di noi ha un problema di salute vorrebbe subito risolverlo. Ci sono una serie di regole che rendono complicato, anche se gli standard di Arezzo sono standard comunque medio-alti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Ne fanno parte anche le associazioni che rappresentano i consumatori, i primi ad accogliere le lamentele. Le problematiche ci sono e a volte come sono quelle relazionali che in realtà incidono molto nel come si vive, come si approccia e si accede alle prestazioni sanitarie. La sanità toscana è promossa o bocciata dai consumatori? Ah, noi la promuoviamo ma con riserva. La Sanità Toscana è una grande organizzazione, dà tantissime risposte, ma assolutamente deve migliorare ancora, si deve sempre migliorare.